grazie mille Elena, e come dicevi ci ricolleghiamo a tutta la tematica che abbiamo introdotto questa mattina sul saper fare sostenibilità da parte di un'azienda che produce e che fa sistema nell'ambito della produzione. Quindi parliamo della capacità di Lema di produrre in un ambito, in un alveo molto importante, sempre più importante, che è la sostenibilità. Quest'oggi abbiamo due partner per noi, Lema d'eccellenza, perché sono i due partner con cui Lema di fatto costruisce il grosso della sua produzione. Stamattina dicevo una cosa, i nostri mobili sono fatti di tante cose, però tanti di questi elementi di arredo hanno un'architettura che è fatta di pannello e un vestito fatto di colore. Valentina Bolis invece di Saviola di Viadana per quanto riguarda il tema del pannello. Come Lema sono entrambi due realtà che hanno fatto della loro storia, del loro presente e quindi del loro futuro la sostenibilità come elemento fondamentale, e quindi ora ci descriveranno un po' che cosa vuol dire costruire, produrre in un ambito ecosostenibile. Questo è un fatto importante, si tratta di parlare proprio della concretezza. Grazie Massimo, grazie a Lema per questo invito e ad Allegrini che ci ospita in questo bellissimo stand veramente notevole dal punto di vista proprio dell'architettura. Inizio dicendo che sicuramente il titolo che avete scelto per questo panel è per noi fondamentale ed è anche molto significativo pensare che la sostenibilità vada sostenuta. Sembra un gioco di parole, ma in effetti è proprio così, nel senso che deve essere un impegno corale. La nostra azienda, Gruppo Saviola, è nata nel 1963 e nel suo percorso di sostenibilità questo tema dell'ecologia e del tenere al centro una visione etica è sempre stata presente, trasformandosi nel tempo. L'azienda, dicevo, è nata nel 1963 sulle rive del Po a Viadana e da lì negli anni si è espansa fino a raggiungere oggi 14 stabilimenti tra Italia e estero. Il cuore dell'azienda è composto proprio dalla business unit Saviola, che è la business unit che si occupa della realizzazione del pannello ecologico nobilitato, che serve proprio grezzo e nobilitato, che serve proprio per la realizzazione dei mobili. L'etica e ovviamente il tema della sostenibilità sono al centro della nostra azione, in quanto innanzitutto il nostro messaggio ecologico è presente già a partire dal nostro brand, che appunto si definisce una eco-ethical company, ma soprattutto nei numeri, perché innanzitutto non abbattiamo alberi, quindi nella realizzazione del pannello salviamo 10.000 alberi ogni giorno. E questo secondo me è una visione etica che è stata pensata e voluta sin dalla fine degli anni Ottanta dal nostro fondatore Mauro Saviola, che prima di tutti e primo al mondo ha pensato proprio di invertire un paradigma, ovvero il legno, che tutti noi sappiamo essere una materia prima ovviamente sostenibile perché deriva dalla natura, in realtà se non correttamente smaltito può essere chiaramente un problema per l'ambiente, perché il destino del legno è quello di essere bruciato. L'idea di recuperare questo legno e quindi creare un pannello ecologico nasce proprio dall'idea innanzitutto di recuperare una materia prima che già esiste nell'ambiente, perché ovviamente tutti noi nelle nostre case dismettiamo dei mobili e quindi abbiamo anche la necessità ovviamente di liberare le nostre case, i nostri ambienti da rifiuto. L'idea geniale che sta a monte di tutto questo processo è l'aver pensato che il rifiuto potesse essere di per sé un valore. L'idea della rigenerazione si incentra proprio su questo messaggio, ovvero quello che non è più in uso può essere recuperato attraverso i nostri impianti, che ovviamente ricevono ogni anno circa 1,5 milioni di tonnellate di legno riciclato. Immaginare 1,5 milioni di tonnellate di legno riciclato è molto difficile, vi posso aiutare
pensando alla dimensione del Colosseo. La dimensione del Colosseo ripetuta per 30 volte, quindi una quantità di legno che in tutta Europa viene buttato, gettato via, viene da noi recuperato e rimesso nel processo produttivo in un ciclo infinito virtuoso che porta alla realizzazione del mobile esclusivamente con legno riciclato, quindi senza abbattere alberi. Noi questo processo abbiamo cominciato a farlo già dalla fine degli anni Ottanta, quindi sono oramai 30 anni che ci muoviamo in questa direzione, e muovendoci in questa direzione abbiamo fatto un calcolo molto rapido. Ogni anno salviamo più o meno l'equivalente della municipalità del Comune di Roma, a livello proprio di dimensione di foresta urbana che viene recuperata. E oltre a questo possiamo anche dire che proprio nel salvare questi alberi, in 30 anni di produzione e di lavoro, ne abbiamo salvati oltre 90 milioni. Voi siete stati dei precursori e da sempre siete incentrati sul costruire legno partendo da qualcosa di diverso, qualcosa di analogo che poi lo si trasforma. Se ci sono stati dei cambiamenti più significativi che negli anni hanno migliorato ulteriormente l'approccio per l'ambiente, ecco, rispetto alla vostra attività, se c'è stato qualche passaggio in più. In realtà l'aver precorso i tempi, cioè l'aver affrontato questo tema prima che diventasse un'urgenza, ci ha permesso innanzitutto nel corso degli anni ovviamente di affinare questo processo in una conversione che è stata progressiva, quindi da una partenza con dei tentativi sul legno riciclato fino ad arrivare al 100% di legno riciclato, quindi i nostri impianti non ammettono legno vergine, con tutto il beneficio che le foreste ovviamente generano nel nostro ambiente. Quindi aver avuto una transizione, di cui oggi si parla, questa mattina ne avete parlato moltissimo, progressiva, ha portato chiaramente l'azienda a adattarsi anche alle esigenze del mercato. All'inizio, ovviamente, se parliamo anche del tema del consumo responsabile, del consumo consapevole, non c'era stata questa sensibilità da parte anche di una parte dei clienti, che all'inizio vedevano questo come una novità e quindi si sono dovuti abituare all'idea che anche il truciolare possa essere fatto attraverso un legno di scarto. Adesso questo ci rendiamo conto che diventa un valore, e diventa un valore con una tecnologia da parte nostra altissima, perché il pannello truciolare chiaramente raggiunge degli standard sia di qualità sia di certificazione, anche se la certificazione, come si diceva quest'oggi, non è tutto, perché chiaramente la certificazione dà un imprinting sostenibile al prodotto, ma va anche sostenuta con le pratiche produttive corrette. E dall'altra parte ovviamente aziende di primissimo piano e che hanno chiaramente un'esigenza di design e di capacità anche realizzativa altissima si affidano comunque al nostro prodotto anche per queste qualità sostenibili, che noi cerchiamo di documentare ogni anno attraverso un bilancio di sostenibilità che viene redatto all'interno dell'azienda, proprio perché vogliamo monitorare che questa prassi sia sempre consolidata e sia sempre il nostro fil rouge, il fil rouge della nostra azienda. Secondo me questo tema è di primaria importanza per oggi. Abbiamo parlato con gli operatori del settore che stanno facendo percorsi di sostenibilità, e secondo me per loro poter dichiarare che la filiera del prodotto arredo ha questo tipo di provenienza, mi permetto di suggerire che è veramente un fiore all'occhiello, e poi integrato anche con le verniciature, cioè veramente si riesce a portare avanti un percorso importante, cioè anche perché avete visto che tutti vogliono fare un cammino fatto di piccoli passi, e questo sarebbe un passo particolarmente significativo. Personalmente non conoscevo questa esperienza, credo che sia davvero di grandissimo peso e valore. Sì, ti ringrazio, perché in effetti è un impegno che parte da chi produce la cosiddetta materia prima, che poi noi utilizziamo e processiamo all'interno di un percorso produttivo che ovviamente è idoneo a sostenere in termini di investimento, e qui abbiamo anche il piacere di avere con noi il presidente di Lema, il signor Angelo Meroni, che poi è la persona che nell'ambito della famiglia ha maggiormente a cuore questo tema, visto che sono temi questi che
fanno parte del nostro DNA, noi vogliamo andare avanti e costruire sempre meglio da questo punto di vista, ma chiaramente questo tema impone degli investimenti, occorre crederci al 100%. Ecco. La partnership che lega ovviamente in questo momento Gruppo Saviola e Lema va comunque nella direzione proprio della massima offerta al cliente a seconda di quelli che sono i loro desiderata.